Sneakers, buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi voglio proporvi gli acquisti del periodo, insomma gli ultimi acquisti che sono quelli un po' più tendenti alla primavera andante. Siccome lo scorso mese vi ho fatto vedere gli acquisti che ho fatto nel periodo dei saldi, dopo aver caricato quel video poi ho acquistato altre cose come già vi avevo preannunciato e quindi ho detto ok, sai che c'è, facciamo un altro video haul. Partiamo subito col primo, che è questa cover marmorizzata che ho preso per il telefono. Questo è un periodo in cui va tantissimo il marmorizzato e a me piace tantissimo. L'ho acquistata su AliExpress per, oddio, mi sembra 4 euro, 3-4 euro. È una di quelle rigide, quindi non è una di quelle gommose, ma di quelle appunto un pochino più solide in plastica. E tra l'altro, se non sbaglio, lo stesso rivenditore vendeva la stessa identica cover ma in più colori, quindi marmorizzato sul nero, marmorizzato sul grigio più scuro, marmorizzato sul rosa, quindi aveva anche diverse scelte. Io l'ho preso così perché ho l'iPhone bianco e oro rosa e ho detto boh, magari il bianco sta leggermente meglio, anche se adesso guardandolo così, visto che queste parti rimangono aperte quindi si vedono, forse se l'avessi presa marmorizzata rosa sarebbe stata anche carina. Comunque niente esclude un prossimo acquisto. La prossima cosa che vado a farvi vedere non è un acquisto ma un regalo, che è questo anello stupendo, meraviglioso e boh, non c'è niente da dire. Lo desideravo da tempo e me l'ha regalato Elfo, è stato carinissimo. È un anello di Pandora ed è in oro rosa, che è una colorazione che io adoro veramente un sacco. Ha questi dettagli bucati a forma di cuoricino, tutte queste pietruzze sberluccicose. Io l'ho adorato fin dal primo momento in cui l'ho visto ed è uno di quegli anelli che ho messo e non ho più tolto se non per lavarmi le mani, perché una sera questo genio di persona ha lavato le mani con la saponetta con l'anello infilato e poi Elfo ha dovuto togliermi tutti i pezzi di saponetta che si erano infilati nei buchi a forma di cuore con un ago, santo uomo. Comunque, per chi fosse interessato, so che Pandora ha fatto lo stesso identico anello sia in oro giallo che in argento. A me piaceva questo e Elfo mi ha regalato questo. Poi da Bershka ho trovato questa camicetta tutta bianca con tutti questi cactus. Io l'ho trovata subito spettacolare. Bershka propone veramente tantissime di queste camicette. Bershka, come tantissimi altri negozi, perché quest'anno vanno tantissimo le camicette, io lo vedo anche in negozio, ce ne stanno arrivando un sacco, non disegnate così però veramente un sacco, ed è uno di quei materiali molto molto leggeri, sottili, quindi già più appunto, come vi dicevo prima, primavera andante, perché d'inverno manco se mi pagano a mettere una roba del genere se non sotto a dei maglioncini. Comunque è semplice, bianca, con tutte appunto questi cactus che propongono anche scritte tipo ouch, tipo quando uno si punge con le spine dei cactus, looking sharp, insomma è carinissima. È un pochino, non corta, però è leggermente più corta rispetto allo standard della lunghezza delle solite camicie. Infatti è carina secondo me da mettere sui jeans a vita alta, questa spacca. E poi, beh, ha il solito taschino che quasi tutte le camicie hanno. Come prezzo, ho ancora il cartellino perché ancora non l'ho messa, non era in saldo. Questa l'ho pagata 12,99 e ho preso una S, non un XS. Io solitamente di tutti i negozi ho l'XS, ma sulle camicie in generale ho sempre una taglia in più. Secondo me ho le spalle un pochino più larghe dello standard, non lo so. Uno cerca di fare video haul, poi però ha i gatti che dormono sulla roba e la riempono di peli. Da Tally Vile invece in negozio ho preso questo body che lo addocchiavo da tempi in memory. È un semplicissimo body nero in pizzo con questa trama a rombo e dietro ha questa cerniera
color oro che mi piace tantissimo, che impreziosisce un pochettino il capo. La manica è a manica 3/4 e poi invece la parte sotto del body è fatta in tessuto, insomma, elasticizzato in modo da rendere un pochino più confortevole la chiusura. Questo qua l'ho preso con i saldi, al posto di pagarlo 19,99 l'ho pagato 9,99, quindi uno sconto del 50%, e ho preso un XS. So di per certo che all'interno dei negozi dei Tallywhine non si trova più, ma quest'anno, come l'anno passato, i body vanno da morire, quindi sicuramente se non è questo troverete tantissimi altri body. Io vedo da Tallywhile anche solo di body così in pizzo, ricamati, e se ne trovano a bizzeffe. Da Bershka anche ce ne sono tantissimi, quindi se vi fate un giretto e vi piace lo stile sicuramente ne trovate. E questo l'ho preso perché io ho una gonna di quelle che sono più corte davanti e più lunghe dietro, che hanno un ricamo in pizzo, e secondo me ed è fatta a simile ruota questa gonna, quindi sopra mi sarebbe sempre piaciuto mettere un qualcosa di molto stretto e di un pochino elegantino, e questo, boh, cioè, ho trovato già l'accoppiata vincente. Poi questo acquisto non era in programma, ma girovagando per i meandri del negozio di Zara ho trovato questo vestito nel saldo, che spero vediate. È un vestitino smanicato con il particolare di questi volant che quest'anno vanno tantissimo, sulle maniche fine in vita, ha la vita alta e da qua parte la classica gonna a ruota, e dietro ha questa, mi stavo dando l'appendino in un occhio, e dietro ha questa cernerina carinissima per permettere di infilare il vestito. Questo non ve lo farò vedere indossato perché è stupendo, lo adoro, è di quei materiali non elasticizzati e tra l'altro freschissimi d'estate, secondo me. L'unica cosa è che era l'ultimo, tipo imboscato in fondo, che nessuno lo vedeva, ed era una S. Io in realtà di Zara ho l'XS, infatti mi sta leggermente largo qui sotto, sotto l'ascella, e in più mi piacerebbe metterlo con una fusciacca qua intorno, perché messo così sembra molto vestaglia della nonna, però in realtà con una fusciacca secondo me è stupendo. Il problema appunto è che dovrei farlo leggermente stringere qua e forse anche un pochino in vita, perché mi ingolfa un pochino troppo chiuso qua. Però l'ho adorato dal primo momento in cui l'ho visto, e tra l'altro ha il prezzo ancora, mi sembra. L'ho trovato nel saldo. Al posto di pagarlo 39,95 l'ho pagato 12,99 €. Quindi un affarone, e l'unica cosa è che non c'era la mia taglia, questa era l'ultimo, quindi dovrò trovare il modo di farlo stringere qua sotto per poterlo indossare. Poi sempre da Bershka ho trovato questa camicina stupenda che mi sono mangiata le mani perché sono tornata giorni dopo in negozio e l'ho vista di altri colori, c'era nera, rosa, azzurra, e a saperlo l'avrei presa perché è veramente troppo troppo bella. È sempre uno di quei tessuti molto molto leggeri, tra l'altro è trasparente, a parte davanti che è coperta perché è rivestita all'interno, e appunto è semplicissima, un pochino corta, quindi anche questa sui pantaloni a vita alta secondo me sta divinamente, con questi volant davanti e ha le maniche fatte un pochino a campana, quindi vanno a stringere il polso e poi va ad allargarsi, e dietro invece ha la classica chiusura col bottoncino e poi la goccia aperta sulla schiena. Ora non so quanto renderà in video se riuscirete a vederlo, ma ha tutte dei particolari tipo pua, non so come spiegarvi, di un altro tessuto cucito sopra, ed è veramente carinissima e non l'ho pagata veramente un cavolo. Io ho preso una S e non un XS, come vi dicevo, io delle camicette, qualsiasi tipo di camicetta, io la S, non ho l'XS, e al posto di pagarla 17,99 l'ho pagata 9,99. Ora io penso che i saldi non ci siano più, nessun negozio, però mi piacerebbe tantissimo ritornare a vedere se ci sono di altri colori, perché mi piacerebbe prenderla anche di altri colori perché è veramente carinissima. Proseguendo sempre con gli acquisti di Zara, ho preso un paio di pantaloni che sono un pochino particolari e forse non erano neanche inizialmente tanto nel mio stile, ma poi
utilizzandoli mi sono accorta che mi piacciono veramente tantissimo. E praticamente è uno di quei pantaloni che arrivano all'incirca a metà polpaccio. Sono in un materiale che è molto simile al raso, ora io non credo che sia raso però, e fino al ginocchio hanno questo spacco enorme e rende il pantalone ancora più a palazzo di quello che è realmente. Sono a vita alta e tra l'altro hanno delle taschine a fianco che rendono il taglio secondo me molto maschile. Di questo non ho più il cartellino, ma mi sembra che al posto di 20 euro l'abbia pagato 9,99 euro, quindi all'incirca un 50% di sconto. Poi da Zara sempre ho trovato questo cappotto super super oversize che adoro. Si trova all'interno della nuova collezione ed è di Zara Basic e praticamente è questo cappotto molto molto semplice, appunto come vi dicevo oversize, con le maniche a tre quarti, con lo scollo U e tre bottoni che permettono di chiuderlo. Ha queste tasche, anche questo cappotto ha le tasche che io adoro, e gli spacchi laterali. L'ho trovato subito un sacco versatile e poi è uno di quei cappotti, quindi che si può utilizzare con un outfit anche leggermente più elegantino, ed è di quel tessuto che non è caldissimo però non è fresco, è perfetto per la metà stagione, quindi per l'arrivo della primavera, però appunto proprio solo per l'arrivo, non quando già fa abbastanza caldo, ma è per proprio quei momenti di transizione dove non sai bene come vestirti, non sai se fa caldo, non sai se fa freddo. Questo è abbastanza pesantino ma non tiene eccessivamente caldo, ecco. Quando ho acquistato questo cappotto sono andata in negozio e ho provato una S perché l'XS non c'era più. La S non mi stava male perché comunque è un modello oversize, però Elfo mi ha convinta a non acquistarlo subito ma di ordinarlo online, quindi per chi ha visto le fatidiche Insta Story dove aprivo la porta al corriere e vi dicevo che avevo un pacco che aspettavo e che non vedevo l'ora di aprire, era proprio questo cappotto, quindi ho preso poi alla fine un XS online. Sapete che Zara fa il reso gratuito, ho detto male che vada, lo faccio un cambio, e invece andava perfettamente l'XS. In ogni caso il prezzo in negozio è di 79,90 se non sbaglio, quindi attorno agli 80 euro. Ultimo acquisto che vado a farvi vedere, in realtà anche questo non è un acquisto ma un regalo sempre di Elfo, santo Elfo, è questa borsa di Stradivarius, anche questa della nuova collezione, che anche questa ho adorato fin dal primo momento in cui l'ho vista. Stavo facendo appunto un giro per Stradivarius e sul tavolo all'entrata proprio hanno piazzato questa pochette e ho detto oh mio Dio. Però avevo fatto tantissimi altri acquisti, avevo intenzione di acquistare il cappotto, ho detto con calma Ambra, tieniti, anche se effettivamente questa pochette starebbe benissimo col cappotto che vuoi acquistare. Quindi mi sono trattenuta e pochi giorni dopo Elfo però me l'ha regalata perché ha visto che ero innamoratissima, ed è stupenda perché ha tutte queste patchwork floreali con gli inserti madreperlati e d'oro, che cioè combo perfetto. Ha questa apertura appunto sempre dorata, molto comoda, e all'interno diciamo che non è spaziosissima, ci sta il mio portafogli, il telefono, un fazzoletto, non può mancare, e un paio di chiavi un po' costipate però ci stanno. Ha l'apertura normale qua e poi ha un'altra taschina con la cerniera sempre con inserti dorati. Ha questa catena bella lunga con questa parte più resistente rossa, ma volendo si può appunto accorciare per farla diventare una borsetta da spalla, insomma. L'ho trovata da subito veramente carinissima e il prezzo è veramente modico secondo me, perché viene 19,99, 20 euro insomma per una pochette di questo tipo. Io l'ho trovata fin da subito veramente molto molto curata nei dettagli, non ci sono fili penzolanti o cinesate varie, quindi sono super super contenta di questo regalo. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così fosse lasciatemi un like per farmi capire che questo video vi piace e che ne volete altri, così continuo a comprare e continuo a farmi regalare cose da Elfo e poi ve le faccio vedere. Io sono super emozionata per l'arrivo della primavera, non vedo l'ora perché questo
freddo ci ha rotto le scatole. E poi posso cominciare a mettere tutte queste belle cosine che vi ho fatto vedere, quindi troverete un Amber molto più frizzante nei prossimi video. Io vi mando un bacio gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao Gingers! La gioia di quando dici ciao Gingers e ti rendi conto di esserti scordata di aver messo il rossetto prima di cominciare a girare il video. Mai una gioia!